sai, ma ormai Natale si avvicina, tu sì. Lo sai, hai già pensato ai regali di Natale, ma soprattutto hai già pensato a cosa regalare alla tua Giorgina? Guarda Giorgina, sei la mia preferita in assoluto, però voglio essere onesto con te. Sì, in tempi di spending review praticamente non posso regalarti nulla, sai, c'è la crisi, per cui ti ho regalato un pupazzetto. Ma come? Ma sei terribile! Dopo tutto quello che ho fatto per te! Ma cosa hai fatto per me? Ma se ti sto sopportando da un anno a questa parte, da queste puntate, dai, santo cielo! Ah, sei tu a sopportare me! Guarda che sono io a sopportare te al massimo! Guarda che sei veramente cattivo dentro tu, lo sì, sai? Sì, sono molto cattivo inside. Comunque, direi di fare così, come piccolo anticipo sul Natale, perché non ci vediamo nella nostra top 5 dedicata ai 5 migliori regali di Natale che potete mettere sotto l'albero? Natale si avvicina e tutti i videogiocatori sono in fibrillazione. Dopo un periodo autunnale veramente ricco di titoli di ogni genere, cosa aspettarsi dunque sotto l'albero? Se volete qualche idea per un regalo davvero speciale, noi vi corriamo in aiuto con questa top 5 dei 5 migliori regali per il Natale 2012. Le edizioni speciali di Call of Duty sono ormai entrate nella storia, dal visore notturno di Modern Warfare 2 alla macchina radiocomandata del primo Black Ops. Le limited della saga Activision sono veramente imperdibili per tutti gli appassionati. Quest'anno con Black Ops 2 l'azienda ha deciso di fare le cose veramente in grande. L'edizione limitata contiene infatti un vero WAV volante, molto simile al famosissimo AR Drone, pilotabile nel salotto di casa. Il costo non è eccessivo e si tratta di un regalo sicuramente apprezzato dai fan della saga e non solo. Assassin's Creed 3 è uscito da qualche settimana ed è sicuramente uno dei titoli più apprezzati di questo periodo. Ma cosa fare se vi siete persi uno dei 4 capitoli usciti in precedenza? Ubisoft vi corre in aiuto con l'eccezionale Anthology Edition. Il pacchetto comprende tutti e 5 i titoli della saga e vi permette quindi di rivivere le gesta di Altair, ma soprattutto le 3 avventure di Ezio. Pubblicato ad un prezzo concorrenziale, contiene inoltre tutti i DLC rilasciati fino ad oggi, per non perdere neppure un briciolo delle emozioni di Assassin's Creed, particolarmente consigliato. Natale da hardcore gamer? Sicuramente con Halo 4, l'eccezionale nuovo capitolo della saga di sparatutto Microsoft, sviluppata in questa nuova iterazione dal talentuoso team 343 Industries. L'incipit di quella che sarà una nuova trilogia è davvero eccezionale per ritmi e adrenalina, e questo Natale potrete averlo in bundle con la nuova Xbox. Il pacchetto in edizione limitata include una console a 320 GB e 2 gamepad, con design ispirato al prodotto. Wonderbook è il nuovo esperimento di Sony che mescola videogame, libro e narrazione interattiva, sfruttando il PlayStation Move e la telecamera PlayStation 3 per proporre il miglior titolo in realtà aumentata attualmente disponibile nel mondo videoludico. Nel pacchetto sono inclusi il controller di movimento e la PlayStation Eye, oltre a Wonderbook e i Blu-ray, tutto quello che serve per passare un Natale in famiglia. Al primo posto non poteva che esserci la nuova home console firmata Nintendo. Wii U sarà l'oggetto del desiderio per molti giocatori e averla sotto l'albero farebbe felici player di ogni età. Scegliete voi la versione premium, nerissima con hard disk più capiente, o base, bianca e dal prezzo lievemente ridotto. Oppure puntate sul bundle con Zombie U, survival horror di Ubisoft, che rappresenta uno dei prodotti più interessanti al lancio. In ogni caso, non si può mancare l'appuntamento con la novità videoludica più importante dell'anno, soprattutto a Natale.